Si può partire? Sì. A 5 giorni dalla grande sfida in Coppa Italia, quali sono le sensazioni, l'umore? Beh, io spero che la mia squadra non abbia la tensione che io ho addosso, perché in effetti, insomma, oramai siamo vicini all'evento. Prima avevamo da pensare alle altre partite, per fortuna la squadra è rimasta concentratissima a Bologna e lo abbiamo visto. Ora però non rimane altro che la partita di sabato, la finale, e quindi è chiaro che la tensione è alta. Spero che sia una tensione positiva che porti a giocare tutti come abbiamo fatto nelle ultime partite. Ecco, l'impressione che la Fiorentina stia bene, abbia ritrovato anche il gioco che l'aveva caratterizzata per lunga parte della stagione. Sì, è vero, sta bene, sta giocando bene. Devo dire che ci siamo accorti che ovviamente quando abbiamo da fare 3 partite durante la settimana e quindi con le competizioni europee, la competizione europea che abbiamo dovuto disputare, abbiamo disputato con piacere, ma è chiaro che poi dopo si preparano anche con più difficoltà le partite. Ha ragione il mister che una settimana tipo, un lavoro tipo, poi porta a partite belle come quelle giocate ultimamente. Sandro, te da fiorentino quanto sei soddisfatto dei tanti biglietti che hanno comprato i tifosi e quanti te ne aspetti ancora? Credi che li esauriscano? Beh, io mi ero esposto proprio dall'inizio, avevo detto che i fiorentini avrebbero risposto alla grande e tutti avrebbero comprato i 28.000 tagliandi a nostra disposizione. Così lo è stato, perché praticamente siamo quasi al termine. Io credo che da qui a sabato ci sarà il tutto esaurito, non solo per il Napoli ma anche per la Fiorentina. Considerando i bacini di utenza fra Napoli e Firenze è un successo enorme, ma io credo che questo pubblico ha dimostrato, non solo per la finale di Coppa Italia ma anche per il campionato, l'attaccamento a questa squadra, tant'è che noi siamo in controtendenza, abbiamo un numero di spettatori come media maggiore rispetto agli altri. Avete deciso insieme al Comune di collocare un maxi schermo all'ippodromo del Visarno, qualora dovesse piovere avete già qualche soluzione valida per collocare i tifosi per far seguire loro la partita tutti insieme? Ma devo dire che questa è una scelta più che altro voluta dal Comune, perché io ho pensato solo a quelli che vengono a Roma, a quelli che seguono la squadra. Per carità, sono tutti parimenti importanti e è giusto anche che rimane a Firenze e possa vederla tutti insieme agli altri tifosi. Per cui non so se c'è un piano B nel caso di pioggia, noi pensiamo a Roma. Tornando alla partita di Coppa Italia, sono delle novità su Pepito Rossi, Sandro? Ma siccome sui nostri bomber infortunati hanno parlato tantissime persone, hanno parlato a volte anche troppo, aspettiamo che parlino soltanto il mister per primo e eventualmente i nostri medici, per cui è ovvio che l'obiettivo è quello di vederlo in campo, ma non saprei dire niente di nuovo. Grazie. Grazie.